L'acqua, una risorsa da gestire e da conservare per la nostra produzione di cibo, è il titolo del convegno che si è svolto ad Avezzano, promosso dalla Coldiretti e dall'Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni ANBI. Un momento di confronto con le forze politiche e gli addetti ai lavori per esaminare le problematiche più importanti collegate alla risorsa idrica. Dai cambiamenti climatici che a causa della siccità influenzano la produzione agricola, alla gestione dei consorsi di bonifica, dalla possibilità di accedere a finanziamenti pubblici alla necessaria riqualificazione delle strutture esistenti. Il nostro problema oggi a livello mondiale è quello di non avere un'acqua costante durante tutto il periodo di coltivazione, quindi durante l'anno. Il clima sta cambiando, per cui è anche meno di quello che occorre. Per cui l'unica cosa da fare è quella di intercettare le nostre piogge, le nostre nevi e stoccarle in bacini sulle nostre montagne per poi utilizzarla quando a noi occorre. Credo che l'acqua non è un problema della Coldiretti, è un problema di tutti gli agricoltori, per cui se insieme potessimo riuscire a risolvere il problema consorzio e quindi ridare governo al consorzio, ridarlo in mano agli agricoltori, probabilmente la situazione migliorerebbe. È inutile dire che l'acqua è una priorità assoluta, noi l'abbiamo posta tra le nostre priorità di mandato, nei fondi PNRR in particolare abbiamo attinto a diverse centinaia di milioni per mettere a posto tutti gli acquedotti, i sistemi idrici. Altrettanto stiamo facendo per gli impianti irrigui, in particolare quello del Fucino, sul quale stiamo procedendo con le progettazioni e dentro quest'anno avremo non soltanto completato le progettazioni ma anche messo insieme le carte per poter fare finalmente la gara d'appalto e iniziare i lavori nel più breve tempo possibile. Noi viviamo in un bacino praticamente agricolo, il Fucino è stato veramente l'orto di Roma e necessita chiaramente di tutte le attenzioni possibili. Noi qui in Marsica ci battiamo senza fare polemiche, ma chiediamo naturalmente che i fondi vengano ristabiliti e vengano rimessi immediatamente in campo per finanziare appunto il bacino imbrifero che è necessario per il nostro territorio. Io penso che la Regione e lo Stato in questo momento hanno capito che non ci sono polemiche da fare, ma ci sono azioni da risolvere e sicuramente speriamo bene.